coronavirus, la discesa è iniziata, ma la Sicilia è a rischio arancione. Dai 220.000 casi si è scesi a 180.000 casi nell'ultima settimana. Le terapie intensive e le ospedalizzazioni però restano alte. Ieri sera a Monte Pellegrino sono stati gli uomini del soccorso alpino a ritrovare il cadavere di Andrea Capobianco, l'uomo che si era allontanato da Caltanissetta e del quale si erano perse le tracce. Trasporti, 60 nuovi autobus Amat acquistati dal comune di Palermo per una spesa complessiva di oltre 17 milioni di euro. Si allarga l'offerta formativa al liceo scientifico d'Alessandro di Bagheria. Tra le novità, la possibilità per gli studenti di conseguire un doppio diploma in italiano e in francese. All'interno della serie TV Incastrati di Ficarra e Picone, tanti gli attori siciliani per un prodotto interamente made in Sicily. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di venerdì 21 gennaio. Abbiamo sentito i titoli: coronavirus, la discesa è iniziata, ma la Sicilia è a rischio arancione. Dai 220.000 casi si è scesi a 180.000 casi nell'ultima settimana. Le terapie intensive e le ospedalizzazioni però restano alte. Ne abbiamo parlato con Marco Trapanese, fisico, medico e docente universitario. Sentiamo. Siamo in una chiara fase di plateau attorno al massimo. In realtà la discesa è iniziata perché siamo passati questa settimana dai 220.000 circa della settimana precedente ai 180-190.000, che sono sempre tantissimi. Questa settimana c'è stato un giorno strano in cui si sono fatti 228.000 casi in un giorno, però in realtà negli altri giorni siamo sempre stati intorno ai 180-190.000. È la fase iniziale della discesa. La settimana prossima vedremo una discesa. Purtroppo però le terapie intensive e le ospedalizzazioni tardano, ma è normale che tardino a scendere, perché di solito c'è un ritardo rispetto all'andamento della curva dei positivi di circa 15 giorni. Quindi io penso che da questa settimana, forse già da oggi, bisognerebbe capire, la giornata di oggi è abbastanza importante per le terapie intensive, perché normalmente il venerdì si assiste a molte uscite e a molte entrate di nuovi pazienti, quindi bisognerà vedere il saldo di oggi come andrà. Potrebbe accadere che dalla settimana prossima si comincia ad apprezzare la discesa anche nelle terapie intensive. Quanto velocemente sarà la discesa? Questo è complicato da dire e si osserverà solo sperimentalmente. Negli altri paesi, dopo questa fase di plateau che è durato qualche giorno, intorno a una decina di giorni, si è assistito e si sta già assistendo, per esempio in Gran Bretagna, a una discesa piuttosto rapida. Arriveremo alla zona arancione? È veramente questione di pochi posti. La mia personale speranza è che non ci arriveremo. La giornata di oggi è sui saldi tra entrate e uscite in terapie intensive è veramente critica e importante. Cambiamo argomento. Ieri sera a Monte Pellegrino sono stati gli uomini del soccorso alpino a ritrovare il cadavere di Andrea Capobianco, l'uomo che si era allontanato da Caltanissetta e dal quale si erano perse le tracce. Volontari addestrati per le operazioni di soccorso, pronti a raggiungere il luogo dove è richiesta la loro presenza in brevissimo tempo. Allora, ieri siamo stati contattati per uno scomparso giorno 18, di cui si avevano poche notizie. L'ultima notizia che è arrivata è che lui da Caltanissetta in qualche modo è arrivato a Palermo ed era stato lasciato al belvedere di Monte Pellegrino. Noi, come stazione di Palermo del soccorso alpino, sappiamo bene come Monte Pellegrino, che sia il monte che sovrasta Palermo, sia sempre stato, diciamo, teatro di suicidi, tentativi di suicidi, o comunque persone che si sono allontanate proprio facendo riferimento a questa montagna che è molto cara ai palermitani. Arrivati sul posto, siamo andati direttamente. Era sera sicuramente, no? Era primo pomeriggio, la chiamata è arrivata nel primo pomeriggio, quindi ancora c'era un po' di luce. Noi siamo partiti dal piazzale principale, proprio sotto, al di sotto della statua di Santa Rosalia, e conoscendo bene la zona, perché questa è una zona di nostra competenza, e sapevamo dove eventualmente poteva
essersi consumata una tragedia, siamo scesi direttamente sotto le pareti che stanno al di sotto della statua, dove ci sono paretine di circa 15 metri. Dopo un po' di cammino in un ambiente difficile, dove poche persone, ecco, abituate a muoversi in questo ambiente potevano muoversi, abbiamo ritrovato un corpo. Ovviamente il corpo poi è stato, dopo il benestare del magistrato, dopo l'arrivo della polizia, è stato trasportato poi al piazzale dove è stato fatto il riconoscimento da parte della polizia scientifica. Allora, dalla descrizione, l'abbigliamento era quello, la foto era quella, poi ovviamente doveva essere riconosciuto dai familiari, quindi poi la salma è stata portata al policlinico dove c'è stato ufficialmente il riconoscimento, ma corrispondevano tutte quelle che erano le caratteristiche sia dell'abbigliamento, sia dell'aspetto fisico, sia luogo dell'ultimo ritrovamento, insomma tutto era perfettamente coincidente con quelle che erano era la storia di questo scomparso. Ecco, in questi casi, quando venite allertati dal momento dell'allerta, quanto tempo passa al vostro pronto impiego in zona operativa? Allora, noi del Soccorso Alpino siamo, innanzitutto ci tengo a precisarlo, siamo dei volontari. Noi siamo a partenza immediata H24 365 giorni l'anno, cioè noi per Forma Mentis abbiamo sempre in macchina tutta l'attrezzatura, quindi quando riceviamo una chiamata partiamo immediatamente, possiamo dal punto di vista legale lasciare il lavoro e dirigerci verso l'incidente, quindi è il tempo netto dello spostamento da dove siamo fino al punto di intervento. È ovvio che a Monte Pellegrino siamo arrivati in un quarto d'ora, 20 minuti, già c'era la prima squadra di 3 persone. Se fossimo stati nel Nisseno, ovviamente ci sarebbe stato più tempo di trasporto se avessimo dovuto raggiungere la località via terra, perché in alcuni casi noi interveniamo tramite elicotteri, quindi ovviamente si accorciano di molto i tempi, le tempistiche. Trasporti, 60 nuovi autobus AMAT acquistati dal comune di Palermo. Nel dettaglio si tratta di 22 bus da 8 metri alimentati a gasolio e altri 38 autobus di 12 metri alimentati a metano, per una spesa complessiva di 17 milioni di euro finanziati con fondi Po FESR Sicilia 2014-2020. 17 milioni di euro è lo stanziamento previsto da Agenda Urbana che abbiamo utilizzato per acquistare 60 nuovi autobus. Sono 60 nuovi autobus ecologici a basso impatto ambientale che serviranno a rinnovare per intero la flotta di AMAT. In questi anni sono stati fatti tantissimi investimenti sul trasporto pubblico locale. In questo momento l'amministrazione comunale ha nella sua disponibilità 1 miliardo di euro per investimenti sul trasporto pubblico di massa. Questi 17 milioni sono un pezzo di questo importante percorso che ha portato nel tempo l'amministrazione comunale a investire sul trasporto pubblico. Per tanti anni in questa città non si sono comprati autobus, tant'è che la flotta di AMAT era una flotta vecchia. Negli ultimi anni abbiamo completamente rinnovato il parco mezzi di AMAT e oggi abbiamo l'età media dei bus di AMAT si aggira tra i 2 e i 3 anni, dei bus in esercizio di AMAT si aggira tra i 2 e i 3 anni. Credo che questo sia un importante risultato che va nella direzione di rendere più ecologica la città, di ridurre le emissioni inquinanti. L'altro provvedimento che abbiamo fatto in questi giorni riguarda il fatto che da lunedì partono le attività per far sì che tutti i bus della flotta AMAT siano geolocalizzati. Che significa? Significa che attraverso l'app del telefonino, attraverso l'app Palermo Mobilità, che è un'app che è facilmente scaricabile su tutti i telefonini, i cittadini e le cittadine palermitani potranno vedere dove si trova l'autobus e quanto tempo impiega per arrivare alla fermata. Credo che questo sia un modo, concreto per rendere più efficiente il servizio e per offrire alla cittadinanza palermitana uno strumento anche per controllare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Riteniamo che questi siano dei risultati importanti che vanno nella direzione di rendere migliore il trasporto pubblico a Palermo. Cambiamo argomento. Scritta No Vax alla direzione didattica Raciti in via Tindari nel quartiere Borgonuovo di Palermo, dove l'ASPA ha ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole. Una frase rossa: i bambini non si toccano. È stata trovata davanti all'ingresso del plesso scolastico. Sono intervenuti i carabinieri. Vediamo il servizio. Accogliamo anche queste persone che hanno qualche dubbio, lo chiariamo, hanno bisogno di fiducia e lo Stato è qui presente per dare fiducia. L'azienda sanitaria mette
i propri volti a tu per tu con le persone. Quindi siamo qui a rispondere per quanto ci è concesso dalla scienza, dalle evidenze attuali, di rispondere alle persone e rassicurarle per quello che possiamo. Condividiamo le incertezze e cerchiamo di dare tutte quelle risposte che possiamo in questo rapporto di fiducia crescente che ha portato fino adesso oltre 5.000 vaccinazioni nelle scuole da giorno 13 luglio, che continuerà in maniera pedissequa e sistematica, così come vuole la direzione generale, in ottemperanza a quelle che sono le linee dello Stato, della Sanità, del Ministero, della Regione Sicilia. Due uomini in arresto allo Sperone viaggiavano in auto con cocaina e hashish, scoperta dai carabinieri dopo un controllo. Ancora una volta lo Sperone si conferma un quartiere ad alto rischio per lo spaccio di stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno più volte, durante le loro operazioni antidroga nella borgata della periferia di Palermo, affermato che la posizione strategica all'ingresso della città favorisce lo scambio di stupefacenti ai consumatori in cerca di droga provenienti da fuori Palermo. Nella circostanza, i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili, Villa Grazia e della stazione di Caronia, hanno tratto in arresto un 38enne e un 24enne per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due residenti nell'area del Messinese, già noti alle forze dell'ordine, mentre stavano viaggiando a bordo di un'autovettura, sono stati fermati dai militari durante un controllo alla circolazione stradale nel quartiere Sperone a Palermo. Il loro comportamento ha fortemente insospettito i carabinieri, che perquisiti il veicolo e gli occupanti hanno rinvenuto circa 150 grammi fra cocaina e hashish. In seguito, presso l'abitazione del 24enne è stato trovato un bilancino di precisione, posto in sequestro insieme alla sostanza stupefacente al veicolo. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo, che ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 24enne. La sostanza stupefacente verrà sottoposta alle rituali analisi qualitative e quantitative presso il competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo. Si allarga l'offerta formativa al liceo scientifico d'Alessandro di Bagheria. Tra le novità, le possibilità per gli studenti di conseguire un doppio diploma in italiano e in francese e la collaborazione con il Conservatorio di Palermo. La nuova offerta formativa riguarda nuovi indirizzi che saranno presentati appunto dai referenti, ma in particolare noi proporremo anche, e sembra davvero interessante, questa convenzione con il Conservatorio di Palermo per proporre dei corsi, dei laboratori di propedeutica musicale, per cui i ragazzi che provengono da scuole del territorio a indirizzo musicale avranno la possibilità di continuare a studiare con docenti del Conservatorio nella nostra scuola, quindi corsi di coro piuttosto che strumenti musicale. E questo all'interno quindi di un'offerta formativa ampia, sia mattutina ma anche pomeridiana, in un contesto, in una struttura nuova, moderna, con infrastrutture molto ben curate, una scuola accogliente, attenta alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie, del territorio, della società. Questo è il motivo per cui nascono queste offerte nuove. E comunque una scuola pronta ad accogliervi. ESABAC prende questo nome perché alla fine del percorso di studi i ragazzi, con una prova extra, acquisiranno il diploma sia italiano, quindi l'esame di Stato italiano, che è il BAC, quindi l'esame e il diploma di francese, che è valido anche in Francia, nei paesi parlanti francese. Però lei giustamente diceva inglese e francese per un semplice motivo, perché nel nostro istituto, che è stato il primo nel territorio ad avere questa, come liceo, questo indirizzo particolare, noi abbiamo fatto una cosa in più, cioè di aggiungere, di dare la possibilità ai ragazzi non solo di fare francese e di farlo dal primo anno e di fare quindi come BAC la storia in francese, che è tipico di questo indirizzo, ma di imparare
imparare anche l'inglese, perché la nostra intenzione e il nostro desiderio qual è? Quello di dare a questi ragazzi la possibilità di avere un doppio diploma, ma di avere anche una preparazione linguistica a tutto tondo in due lingue, che permetta loro di continuare nel mondo del lavoro, con una buona conoscenza linguistica. Questo indirizzo prevede un potenziamento delle competenze in ambito scientifico-tecnologiche. Infatti, rispetto al tradizionale, lo studio della lingua latina cede il posto a un incremento di ore di scienze, in particolar modo si potenziano le scienze chimiche, biologiche, anche dal punto di vista laboratoriale. E poi abbiamo l'introduzione della materia informatica con lo studio del pacchetto Office nel primo biennio e poi lo studio di linguaggi di programmazione al triennio. Per quanto riguarda la curvatura fisico-tecnologica di scienze applicate, abbiamo introdotto un'ora settimanale di laboratorio di fisica per tutti e cinque gli anni. Questo permette l'implementazione del metodo scientifico, ponendo particolare attenzione alla connessione che sussiste tra la fisica teorica e la realtà di tutti i giorni. Un liceo che è cambiato tanto, che però rimane ancorato ad alcune tradizioni. L'educazione fisica non è più la materia, come dire, snobbata dagli studenti, ma è un cardine di questa scuola. E lo è, intanto per la qualità dell'offerta che i docenti propongono e poi per questa nuova divaricazione dal liceo tradizionale che è il liceo scientifico sportivo, ad indirizzo sportivo, dove si fa meno del latino, si fa meno di disegno e storia dell'arte, ma si integra con diritto ed economia dello sport e soprattutto di scienze motorie per 3 ore e di discipline sportive per altre 3 ore, quindi c'è un potenziamento. Ascoltare il silenzio e contrastare la povertà educativa, i due innovativi progetti dell'Istituto Ignazio Buttitta di Bagheria. Quest'anno stiamo partendo con questi due progetti che si chiamano Ascoltare il silenzio e contrastiamo la povertà educativa, che sono realizzati a valere sui fondi della legge 440 del 97, che è una legge che finanzia il potenziamento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Il progetto Ascoltare il silenzio è un progetto di formazione per i docenti che ha come tematica, come tematica appunto la formazione dei docenti nei confronti dell'abuso e maltrattamento dei minori. Invece il progetto Contrastiamo la povertà educativa è un progetto che riguarda la formazione degli alunni e che prevede la formazione degli alunni su 4 corsi che riguardano tematiche che vanno dal digitale alla riqualificazione degli ambienti. Ascoltare il silenzio è un progetto che abbiamo pensato per formare il personale scolastico del territorio circa le tematiche dell'abuso e maltrattamento. L'esigenza del progetto nasce dal fatto di andare a creare delle professionalità che si possono integrare con gli altri enti del territorio che si occupano di abuso e maltrattamento in modo da fare una presa in carico condivisa delle varie situazioni. Personale scolastico, perché la scuola, diciamo, è il luogo privilegiato in cui si possono verificare due tipi fondamentalmente di interventi. Il primo è quello riferito al rivelamento del problema, il secondo è quello riferito alla prevenzione, che è ancora più importante. Col progetto noi praticamente stiamo animando il territorio, abbiamo coinvolto docenti, sono una settantina di docenti di tutte le scuole di Bagheria. Il progetto Contrastiamo la povertà educativa coinvolge vari istituti scolastici e ha l'Ignazio Buttitta come capofila. È un progetto finanziato dal Ministero che affronta l'emergenza educativa che è stata purtroppo accentuata dalla situazione pandemica. Abbiamo creato vari corsi che intervengono su vari aspetti. C'è quello incentrato sul digitale e la media education, c'è un altro corso invece sulla tutela del verde, un altro
sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, e un altro molto importante per noi, che è quello sulla genitorialità. E già dal 2006 la competenza digitale diventa una competenza chiave, e quindi, essendo una competenza chiave, una competenza trasversale, ed è importante che la didattica digitale sia applicata in tutte le discipline. Infatti la competenza digitale non deve essere curata soltanto dal docente di tecnologia, ma da tutto il team del consiglio di classe. È una progettazione che va modificata alla base, in quanto i contenuti e le metodologie che devono essere applicate devono essere diverse dalla didattica in presenza. Non deve essere una mera trasposizione della didattica in presenza, ma devono essere delle metodologie che facciano in modo che il sapere sia attivo e costruito proprio dai ragazzi. Voltiamo pagina. 5 milioni di euro per illuminare castelli, fortezze, manieri e torri in Sicilia, con l'obiettivo di valorizzarli. L'iniziativa è del governo regionale. Le sarà pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti locali, ai proprietari di questi beni, che potranno presentare una sola istanza. Il finanziamento massimo è di 90.000 euro. La regione coprirà fino al 90% della spesa. 5 milioni per la illuminazione esterna dei castelli, delle fortezze in Sicilia, 5 milioni per valorizzare un patrimonio che spesso rimane marginale negli itinerari culturali e turistici della nostra isola. È una scelta coraggiosa quella che abbiamo fatto con l'assessore alla cultura Samonà. Sarà un progetto un bando a sportello per consentire a tutti gli enti locali, proprietari di fortezze, di castelli, di manieri, di poter partecipare fino al 90% del costo totale. Speriamo di poter arrivare presto ad una legge sui castelli, invece, che consenta di mettere in sicurezza i ruderi e di valorizzare e completare il recupero invece di quegli edifici, di quei fortalizi che ancora si conservano ma che non sono stati resi fruibili. È un impegno costante, non ci fermiamo un attimo. Grande successo di pubblico per la serie Incastrati di Ficarra e Picone. Tra le protagoniste l'attrice palermitana Mary Cipolla, che interpreta la mamma di Valentino. Laureata in filosofia con 110 e lode, Mary Cipolla intervalla la sua professione di attrice a quella di educatrice all'infanzia per il Comune di Palermo. Debutta nel 1979 come attrice teatrale e negli anni 80 inizia un'intensa collaborazione con la RAI, sede regionale siciliana, che la vede coinvolta come attrice e conduttrice di vari programmi culturali e varietà radiofonici e televisivi. L'attrice palermitana Mary Cipolla recentemente sta raccogliendo grandi consensi dal pubblico grazie alla serie Incastrati di Ficarra e Picone, dove interpreta la signora Antonietta, mamma di Valentino. Nella serie Incastrati sono proprio la signora Antonietta, ovvero la mamma di Valentino, ma la suocera di Salvo, il che non è indifferente. Com'è stato lavorare con Ficarra e Picone? Beh, non è la prima volta, io li stimo tantissimo perché mi è sempre piaciuta la loro comicità. E loro hanno cominciato dopo di me, quindi, come dire, c'è un certo solco che si segue del cabaret palermitano. Credo di avere fatto anche da apripista un po' a loro, proprio per una questione anagrafica. Ho cominciato molto presto, devo dire. È chiaro che Salvo, specialmente questa è la storia, ha avuto una caparbietà nel farsi conoscere, apprezzare, nel farsi strada soprattutto a Milano, perché Valentino studiava in quel periodo, si è laureato, ma Salvo lavorava per il duo e ha avuto ragione. Sono molto bravi, sono molto intelligenti, trovo una comicità intelligente, mai banale. Diciamo che nel panorama dei comici italiani loro davvero sono
tra le prime posizioni. Incastrati è una serie TV Italian Crime in 6 episodi prodotta per Netflix, che racconta in perfetto stile commedia degli equivoci una vicenda criminosa. Al centro della storia ci sono 2 amici coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia. Loro, secondo me, fanno bene, cavalcano un po' quello che il pubblico si aspetta, tra l'altro, no? Anche internazionale. Si parla di Sicilia e allora perché non di mafia? Però parliamone in modo ironico, intelligente, non banale, perché non è banale, cioè ridere sulla mafia non è niente, non è mai banale, dipende come si fa. Cioè tu il dito lo punti su un male della società, no? Nella satira è così. Però l'importante è puntarlo questo dito e far riflettere. Il ciambellone di mamma Antonietta di Incastrati è ormai un cult della serie. Io non ho resistito perché era talmente invitante che alla fine della seconda, credo, scena, sai benissimo che, tra l'altro, se si taglia il ciambellone e poi si deve rifare la scena, ce ne vuole uno nuovo. Allora io questa abbondanza di ciambellone, se no, aspetta, io lo devo assaggiare. Ma perché viene proprio fuori una voluttà, ed era davvero buonissimo. Quindi tutti che vogliono la ricetta del ciambellone e così via, comunque è facile, si può trovare anche via internet, però quello con la ricotta in effetti è un valore aggiunto, è più siciliano, ecco. All'interno della serie TV Incastrati di Ficarra e Picone hanno lavorato tanti attori siciliani. Ascoltiamo alcuni protagonisti e la loro esperienza sul set. Un'esperienza meravigliosa essere stati sul set di Salvo Ficarra e Valentino Picone, due fratelli, due fratelloni, due fraterni amici, due persone che ho ammirato. Io sono cresciuto a pane, Ficarra e Picone, e poi ovviamente c'è lui, la maschera della Sicilia, questo Tony Sperandeo con questa faccia un po' sicula ma anche americana, un attore hollywoodiano, sembra Tony quando viene da me a comprare il formaggio. E allora lì ci siamo divertiti, ci siamo levati il testale, perché eravamo veramente tra di noi, ma stavamo facendo una cosa molto grande. Infatti dall'1 gennaio è schizzato tutti quanti a vedere davanti la TV Incastrati, è schizzata questa voglia di mettersi davanti la TV. Era perfetto, abbiamo diciamo, fatto buon viso a Cattivo Gioco in un tempo in cui è meglio non uscire, quindi era meglio stare a casa a guardare Incastrati. Ho avuto la possibilità di fare questa esperienza, tra l'altro, accanto a un grandissimo professionista che stimo, che è Leo Lotta. È stata una bella esperienza, sai, una persona veramente squisita. Ovviamente sulla preparazione artistica siamo tutti già abbastanza a conoscenza e sappiamo chi è la Ulotta. Ci sono state un paio di situazioni che mi hanno fatto veramente morire dalle risate, con due posteggiatori, tra l'altro, quindi incredibile. Ho parcheggiato la macchina con due posteggiatori diversi, sono sceso alla macchina e questo mi ha guardato in faccia e mi ha detto: "Fai ciò, tu facessi un film con Kitty, tutto incasciato, sì." Ciro Gagliano, il fruttivendolo bagherese popolarissimo sui social, ha realizzato un video musicale in collaborazione con Marco Spataro, agente immobiliare. Se è nato per portare i cioccolatini buona, 0,99 kg, 0,99. Siamo con Ciro Gagliano e Marco Spataro, sono i protagonisti del video che ha avuto un grande successo a Bagheria e non solo, un video musicale che ha avuto appunto grande successo. Cosa ci puoi dire di questa esperienza? Esperienza bellissima, più che altro, perché è una cosa nuova per me. Non ero mai messo in ambito musicale, più che altro. Io, a parte che non canto, io abbanneo, come il solito, come faccio tutti i giorni anche nelle dirette Facebook. Il cantante è lui, che è Marco Spataro, lui canta bene. Io abbanneo, un'emozione bellissima per far divertire la gente, più che altro, perché senza nessun impegno,
abbiamo pubblicato questa bellissima canzone, insomma un grande successo, come dice Lorenzo, un spettacolo di spettacoli. Marco è qui con noi, pure lui ha del suo merito a tutto questo, perché io, come sapete, ho molti impegni anche per il negozio, però mi sono fatto avanti assieme a lui. Accennaci il ritornello della canzone. È un biscuitato panuzzo gonzato, un spettacolo di spettacoli. Un biscuitato panuzzo gonzato, pomaruolo, scuoi malevi, che poteva in gioia, un spettacolo di spettacoli. Mi chiamano C. Cosa ti hanno detto le persone di questa canzone? Le persone, sai, molta gente contenta per la nostra sicilianità, più che altro, perché è tutto in dialetto palermitano fatto. Non c'è tanta musica per quanto riguarda la sicilianità oggi, e noi è stato un punto di orgoglio per la nostra terra, perché io ho un attaccamento alla Sicilia, come sapete tutti voi, grandissimo. Una curiosità, Ciro, probabilmente una domanda che si pongono in tanti: è cambiata la tua vita da quando sei diventato un fenomeno sui social, oppure no? È cambiata perché lavoro di meno. Però no, dai, certamente sì, adesso la gente che mi segue naturalmente vengono per le foto, per i video, per i saluti e tutto. Io quando sono qua sono sempre a disposizione. Naturalmente prima di avere successo sui social ero un fruttivendolo comune come tutti gli altri. Ho due passioni nella vita: vendere le case e fare la musica. Per cui, guardando quello che faceva questo gran bellissimo personaggio di Ciro Gagliano, mi ha ispirato a scrivere questo brano proprio sulla sua attività, che ci ha dato veramente un grandissimo riscontro e un forte successo abbiamo ottenuto. Abbiamo avuto tantissimi feedback molto positivi. Il video e il brano sono risultati essere molto originali, abbiamo fatto tantissime visualizzazioni, abbiamo superato le 120.000 visualizzazioni, ed è un brano che comincia a girare, per cui molti, non appena ci vedono, immediatamente ci identificano anche con questo brano, che è molto tipico e caratteristico. Maico Spataro, Leonardo Bartolone, Ciro Gagliano, un spettacolo di spettacoli. Ciao. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News.